Nelle squadre di calcio il cambio di allenatore porta con sé inevitabilmente dei grossi cambiamenti e dei stravolgimenti da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista della rosa. Questo succederà anche alla Juventus, perché è chiaro che il cambio di allenatore prevede questo, con dei giocatori nuovi che arriveranno, ma con dei giocatori che erano dei fedelissimi del vecchio allenatore che potrebbero lasciare la panchina. Alcuni potrebbero lasciare, o meglio, più che la panchina, lo spogliatoio Juve, e quindi potrebbero andare via, altri invece potrebbero rimanere anche col nuovo allenatore. Facciamo quindi un quadro di quelli che sono i fedelissimi Max Allegri, capire chi rimane, chi va via e fare un'analisi un po' generale della situazione legata alla prossima Juventus, quella del futuro. La facciamo qui su FCM New Sport e come sempre ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi totalmente aggiornati in maniera totalmente gratuita, quindi se vi va iscrivetevi, troverete ogni giorno contenuti su questa piattaforma e sono tutti gratuiti. Vi basta iscrivervi, siamo a quota 58.000 iscritti, quindi grazie, e lasciare like ai contenuti. Andiamo alla notizia, perché c'è un bel gruppone di giocatori che sono con un grosso punto interrogativo sulla fronte. Sì, perché sono tanti giocatori che erano dei giocatori dei fedelissimi di Max Allegri, dei uomini voluti da Max Allegri, che loro a sua volta volevano appunto Max Allegri. E facciamo la lista proprio di questi giocatori, chi rimane e chi parte. Partendo da Milik, Arkadiusz Milik era uno di quelli voluti fortemente da Max Allegri, sia 2 anni fa quando arrivò la prima volta in prestito, che lo scorso anno, un anno fa di questi tempi, Milik ritornava in Francia, ma Giuntoli non era ancora arrivato e Manna, su suggerimento di Allegri, stava facendo di tutto per riportarlo in organico. E Milik aveva in un anno soltanto creato un ottimo rapporto con Max Allegri. Max Allegri aveva chiesto fortemente la riconferma di Milik, che è un giocatore che come alternativa a Vlahovic l'aveva visto benissimo. Tra l'altro, lo scorso anno Allegri a volte lo preferì addirittura Vlahovic, quindi preferiva la tecnica di Milik alla, diciamo, alla capacità di segnare di Vlahovic, ma soprattutto a volte li ha messi anche accanto in un attacco atipico dove Milik faceva un po' il lavoro che in teoria dovrebbe essere richiesto in futuro, chissà, vedremo a Zirkzee, cioè quello di andarsi a prendere il pallone quasi a centrocampo da trequartista e smistarlo, cosa in cui Vlahovic non è esattamente un fenomeno. E Milik è un giocatore che ha voluto fortemente. Peccato però che lo stesso Milik è stato preferito a Vlahovic una partita importante, quella con l'Empoli, che era la precedente rispetto a quella dell'Inter, e quella partita un po' ha dato un segnale negativo, negativissimo, ossia espulsione di Milik dopo 20 minuti e sconfitta clamorosa della Juventus. Quello è stato il momento clou della stagione. E Milik è uno di quelli a cui viene, diciamo, incolpata più questa roba qua. Il tecnico livornese col polacco ha avuto sempre un rapporto particolare, ma con l'espulsione con l'Empoli, diciamo, c'è stato un contraccolpo evidente. Ora che è andato via Allegri, secondo me il cartellino di Milik è sul mercato, un po' perché lui viene visto come quello che ha un po' condannato la Juventus quest'anno, un po' perché ha deluso le aspettative, ci si aspettava sicuramente da lui, è venuto alla Juventus per vincere qualcosa, di fatto ha vinto solo la Coppa Italia. Lui è in uscita, la Juventus è pronta ad ascoltare cifre tra i 10 e i 15 milioni per un'uscita di un calciatore che secondo me come alternativa potrebbe anche andare bene, però di fronte a un'offerta sicuramente la Juventus lo vende. Un altro fedelissimo di Max Allegri è sicuramente Adrien Rabiot, giocatore su cui da fare un altro discorso completamente perché è scadenza di contratto e sul tavolo c'è l'eventuale rinnovo. La Juventus ha già proposto un rinnovo, ha già cercato il dialogo più volte, ma qui ci sono una serie di situazioni che sono un po' più complicate. La prima, il ragazzo è in scadenza e quindi aspetta, a mio avviso, quella che è la circostanza dell'europeo, cioè una vetrina importante per lui per innalzare un po' il prezzo, non del cartellino quanto più dell'ingaggio. Diciamo che Rabiot ha un legame forte con Allegri, e questo l'ha spinto a firmare un annuale lo scorso anno, ma anche un legame forte con Thiago Motta. Ricordiamoci che i due erano ex compagni al PSG e tra i due si è creato un legame forte. Tra l'altro abbiamo visto una scena durante Bologna-Juve in cui Thiago Motta è andato a parlare proprio con Rabiot negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo. Magari questo arrivo di Thiago Motta potrebbe in qualche modo inserirsi in questa dinamica. Staremo a vedere. Adrien è un fedelissimo di Allegri, però in questo caso credo che non tanto, il tutto non dipenderà molto moltissimo dall'addio di Allegri, anche se Allegri quando è andato via in malo modo,
E lui ha fatto un post un po' polemico contro la società, mi riferisco a Rabiot. Questo non si sa se inciderà o meno, però sicuramente non avrà fatto piacere alla società l'atteggiamento di Adrien Rabiot. Due altri super fedelissimi di Max Allegri sono due giocatori che secondo me sono entrati nell'orbita delle antipatie del tifo bianconero. Stiamo parlando, il primo è Alexandro. Alexandro è uno di quei giocatori che quando dici fedelissimo di Allegri penso subito a lui e ad un altro, e ci arriviamo. Partiamo proprio da Alexandro. Un anno fa Allegri fece la follia di fargli raggiungere il numero di presenze necessarie per far scattare il nuovo automatico. Questa è un'altra roba, secondo me la società non gli ha perdonato, perché la Juventus era pronta a liberarsi di questo ingaggio folle, 6 milioni e mezzo di Alexandro, e Allegri, infischiandosene dell'aspetto societario della società, ha confermato Alexandro, gli ha fatto raggiungere le partite necessarie per poter far scattare il rinnovo. 6 milioni e mezzo, cifre che guadagna in Serie A Lautaro Martinez, ecco, la Juventus li dà ad Alexandro. Questo anche per colpa di Max Allegri. Ovviamente non andrà incontro a un rinnovo e quindi Alexandro saluterà la Juventus. Quando dici fedelissimo di Allegri, oltre a Alexandro pensi a De Sciglio, altro giocatore su cui Allegri ha spinto per il rinnovo. 2 anni fa, quando è arrivato il rinnovo per De Sciglio, è stato Allegri a spingere per questo. È un fedelissimo, è uno che ai tempi del Milan già lui aveva coccolato calcisticamente parlando, addirittura ai tempi del Milan lui disse di De Sciglio che era una sorta di fenomeno. Il tempo ci ha detto che non è esattamente così. Di fatto si parla di lui come uno che potrebbe rimanere qualora dovesse accettare le cifre, quindi un contratto di 1,5 milioni, potrebbe rimanere per la sua duttilità, però diciamoci anche che quest'anno ha giocato praticamente nulla, veniva da un infortunio grave, ma continua a non riprendersi. Io francamente cercherei di metterlo sul mercato, però va detto anche che non c'è tutto questo grande mercato per De Sciglio, quindi staremo a vedere. Ci sono altri giocatori che sono dei fedelissimi, un po' uno possiamo dire che è Federico Gatti, l'abbiamo visto anche nei festeggiamenti della Coppa Italia. Federico Gatti è uno che ha sentito molto la presenza di Allegri nello spogliatoio, e bisognerà capire quanto si potrà adattare a un concetto di calcio diverso rispetto a quello di Allegri. Io continuo a dire di Gatti che se ci fosse un'offerta adeguata io lo venderei. Continuo a ritenere Gatti un difensore non da Juventus, o meglio, di una Juventus che ha solo il campionato, che deve arrivare all'interno delle prime 4 e all'obiettivo Coppa Italia, sì. Se è una Juventus in cui vai in Champions League e devi fare bella figura, lotti per lo scudetto e quindi ritmi alti, c'è il mondiale per club, io francamente Federico Gatti, di fronte a un'offerta a 20 milioni, io lo venderei. Io. Ognuno ha le proprie idee. Ditemi la vostra, questo nei commenti, io lo venderei. C'è anche un altro che era un fedelissimo, diciamo, di Allegri, che è Fabio Miretti, lanciato proprio da Allegri 2 anni fa, che col tecnico divide anche l'agenzia che le gestisce, quindi attenzione, anche senza Allegri potrebbe anche essere Miretti a lasciare la Juventus, e anche Rugani, che con Allegri ha vissuto le stagioni più importanti e ha sempre speso belle parole per lui. Di fatto Rugani secondo me potrebbe rimanere o meno a prescindere dall'allenatore, anche se si parla di un Thiago Motta che non stravede per Rugani. C'è il discorso legato al rinnovo di mezzo, se accetta condizioni molto più basse si può fare, se no potrebbe lasciare. Per Miretti io faccio un discorso molto simile a quello per Gatti, cioè già quando il livello è stato relativamente basso come quest'anno Miretti non ha fatto vedere niente di che. Quando il livello si rialzerà ancora di più, e quindi parleremo di Champions League, parleremo di mondiale per club, parleremo di Juve da scudetto, io voglio vedere dove si arriva con Miretti. Io anche lì, di fronte a un'offerta che va dai 15 ai 20 milioni, io Miretti lo vendo oggi, anzi forse ieri, perché Miretti è un giocatore che non credo possa avere queste altissime aspirazioni, un po' come quando si parlava di Rovella come se fosse il nuovo Iniesta. Rovella era un giocatore che arrivava lì, di fronte a una buona offerta andava ceduto. Quindi io credo che tutti questi sono giocatori che potrebbero essere ceduti. Dipende però dalle offerte. Secondo me Miretti qualcosa si può fare, soprattutto in Serie A, con Milik idem, una squadra che ti offre tra i 10 e i 15 milioni, secondo me la trovi. Rabiot è un discorso a parte perché scadenza. De Sciglio, qualcosa di difficile. Rendiamoci conto che al di là di Rabiot sono tutti giocatori che, guarda caso, tutti i fedelissimi di Allegri sono tutti giocatori che sono
mediamente scarsi in questa rosa. Io quello su cui punterei in ottica cessione per una cifra importante, paradossalmente, è proprio Gatti. Magari c'è qualcuno che è affascinato dalla grinta di Gatti e è pronto a mettere sul piatto 25 milioni. Io quegli stessi 25 milioni li prendo e li spendo per Calafiori. Ma subito, senza pensarci, davvero, due volte.